secondo, la seconda precauzione che potete consigliare ai vostri studenti è quella di prendere l'immagine, come dice la domanda letta da Alberto. Io la stessa immagine la posso trovare su tanti siti, però soltanto su uno o su alcuni io avrò l'indicazione della fonte, dell'anno da cui è stata scattata. Quindi di suggerire ai ragazzi di prendere le immagini soltanto dai siti che offrono questi contenuti e soprattutto che indichino con quale licenza è fornita, perché se le informazioni non ci sono significa che il sito che la sta pubblicando probabilmente non è il sito che ha prodotto l'immagine, non è quello l'autore, e quindi verosimilmente io non devo fare riferimento, non è affidabile. Bene. Tra l'altro adesso ultimamente, se andate su Google Image, c'è una nuova icona dentro la ricerca con una macchina fotografica. Se voi caricate una delle immagini che avete raccolto, vi fa vedere tutti i siti indicizzati da Google che contengono quell'immagine. Quindi teoricamente potrete anche tornare a ritroso, quindi dall'immagine di cui non sapete qual è la fonte, potete avere una sorta di N fonti che l'hanno pubblicata e quindi risalire se effettivamente è un'immagine protetta dal diritto d'autore oppure se è lasciata con altri tipi. Roberto, il webmaster di un sito istituzionale può rifiutarsi di pubblicare documenti inaccessibili, come cosiddetti PDF solo immagine che provengono dal suo stesso ufficio o da altre pubbliche amministrazioni? In questo caso può rispedire al mittente chiedendo un rinvio, un reinvio a norma? Allora, il concetto è che se il webmaster, termine ormai defunto, perché il webmaster non esiste più come una figura generica, se parliamo di responsabile del procedimento di pubblicazione, secondo me sì, giusto Ernesto. Il concetto è, se il documento che viene fornito a chi ha la responsabilità di pubblicarlo non è conforme, deve rinviarlo a chi ha prodotto l'atto, quindi nel caso dell'amministrazione responsabile del procedimento che ha generato l'atto, facendo notare che non è idoneo alla pubblicazione. Questo sì. Il problema è che molto spesso non è identificato, e questo è un problema, il responsabile del procedimento, e quindi rimane. Dovrebbe essere indicato, ogni procedimento deve avere un responsabile del procedimento, altrimenti torniamo al concetto di Asterix del lascia passare a 38, cioè il cittadino arriva ma non sa da chi deve andare. Certo, Paola Limone di Rivoli, diamo la parola. Prima di dare la parola ricordiamo che ci sono qua anche degli amici di altre regioni. Ringraziamo una discreta presenza dei nostri amici piemontesi, una presenza dalla Liguria, dall'Emilia Romagna e dalla Puglia. Grazie veramente per essere qua. Era una domanda che ho fatto prima fuori il cortile e si lega a questo a Mario Varini, per cui ha dato una risposta a me, ma penso che interessi molti di noi, soprattutto i docenti che hanno funzione obiettivo all'interno del POP, per cui si occupano dei siti scolastici, sono diventati negli anni esperti di accessibilità, se ne sono occupati, ma adesso si trovano ad affrontare questa grande mole di lavoro che in realtà dovrebbe essere esclusivamente nelle mani di una segreteria. Quindi io mi chiedo, d'ora in poi, occupandomi del contenitore, facendo sì che sia perfettamente a norma, occupandomi della parte che riguarda la didattica, per cui tutto il lavoro dei bambini, delle scuole, dei progetti, posso dire no, non ho competenze e non ho la responsabilità legale e penale per caricare dei documenti, questa parte è esclusiva della segreteria? Posso rifiutarmi di dire, cioè posso dire al segretario che in continuazione mi manda PDF da caricare, no, non è più compito mio perché c'è una norma che mi permette di dirlo? Perché altrimenti la mia paura è continuerò a pubblicare perché non oso dire di no e poi magari ne rispondo io. Allora, il concetto, cioè, dipende dal ruolo, cioè se uno è responsabile del procedimento di pubblicazione e riceve il materiale, se il materiale non è conforme lo manda indietro. Se non esiste responsabile del procedimento di pubblicazione, allora lì effettivamente è un problema. Ma sai, quando si tratta di scuola primaria, c'è una maestra che 20 anni fa è stata incaricata, da 20 anni c'ha questa roba sul testo, no? Per cui sei partita con le due paginette, adesso ti sei beccata tutte le norme, hai studiato di notte e di giorno il codice XHTML e quant'altro, sei diventato pure bravo, però da nessuna parte, cioè nel contrattino c'è scritto che tu devi occuparti di didattica e tecnologie, poi all'interno ci ficcano anche il sito. Allora, si può richiedere un contratto diverso se uno si vuole assumere delle responsabilità, oppure non essendoci nulla di scritto questa parte va demandata esclusivamente alla segreteria? Dunque brava!
un'obiezione molto classica su questi temi. Due cose devo dire. La prima, le nuove tecnologie costituiscono solo un modo diverso di fare le cose che facevamo. Non è che sono richieste, quando è entrato il telefono all'interno degli uffici pubblici, non è che dovevamo prevedere che il contratto prevedesse che noi parlassimo al telefono, altrimenti non potevamo parlare al telefono, ci potevamo rifiutare. Se io, il messaggio che deve passare è questo: oggi io, in presenza di norme di questo tipo, devo dematerializzare e digitalizzare, quindi ovviamente mi dovrò porre quello che facevo prima, e se quello che facevo prima le richiede di impiego delle nuove tecnologie, della pubblicazione con certi formati, lo dovrò fare. Questo mi sembra ovvio. È altrettanto naturale che la gran parte di questo lavoro deve essere fatto dagli uffici amministrativi, e su questo non credo che ci possano essere dubbi. Deve essere fatto come si deve. Mi preme dire una cosa: quali sono le modalità evitare di dovermi creare il nemico in casa? Questo sapete come si fa? Si fa in un solo modo, con i regolamenti. Cioè, per evitare che io volta per volta debba litigare col collega, dobbiamo accapigliarci sull'interpretazione della norma, l'istituto una volta per tutte deve adottare un regolamento, che nel caso dell'albo si chiama regolamento sulla gestione tenuta dell'albo, dove c'è scritto tutto: qual è l'iter che si fa, quali sono i formati documentali, qual è il tempo per cui gli atti stanno in pubblicazione, ovviamente riprendendolo dalle norme di legge, facendo una bella tabellina dicendo l'atto X sta 15 giorni perché lo prevede l'articolo X, l'atto Y. Se noi facciamo in questo modo, evitiamo di dover creare contenzioso, altrimenti ogni pubblicazione di atto, ogni attività che noi andiamo a fare sarà fonte di discussione e contenzioso. Ma questo, come dire, non c'è bisogno che ve lo dica l'avvocato Belisario, cioè chiunque si occupi di organizzazione sa che, a prescindere dall'efficienza, le procedure si rotano, anche perché se lei fa 5 più 1 al Super Enalotto e quindi saluta tutti dalla sera alla mattina, l'istituto ha necessità di il collega va in pensione, io non devo, cioè non siamo ai tempi di Omero che mi affidava la tradizione orale per capire come si dovevano fare le pratiche amministrative. Oggi che siamo nel 2013, queste cose devono essere consacrate in un regolamento, ovviamente affisso all'albo online, e in PDF non immagino. Certamente col regolamento e fondamentalmente con una diversa organizzazione del lavoro. È necessario cambiare totalmente l'organizzazione del lavoro. Gli atti non possono essere pubblicati e neanche redatti da un docente, ma devono necessariamente essere redatti da un assistente amministrativo, voluti dal dirigente, controllati dal DSGA, che è il responsabile degli archivi, fondamentalmente, perché noi dobbiamo parlare di figure di responsabilità. Giustamente i regolamenti, e difatti ce ne siamo accorti anche noi e li stiamo producendo tutti e molto in fretta, perché i regolamenti ci aiutano a non dover più, appunto, litigare.